Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da UNIRTP. Tenetevi forte perché qua stiamo per entrare in una puntata super epica. Ho ancora quattro scienziati, sono alla quinta fase, cioè vuol dire che se uccido questi sono 20 replicanti su 24. Ho quattro scienziati ancora. Giochiamocela bene. Cerchiamo di giocarcela bene. Cosa volete che vi dica? Andiamo a cercarli qui. Più tempo sto in giro, al massimo li faccio ricaricare qualcosa che mi... Dove sono tutti? Sono su di sopra. Ho perso già un sacco di tempo. Ma no, ma è un casino farlo partire, farlo... No, qua ho già perso... Niente, ricarico perché vedete che mi hanno già seccato. Uno, se sono impiegato 20 anni e qua sono velocissimi e non va bene così, perché devo non rovinare il mio lavoro che ho fatto fino a questo momento, e cioè essere riuscito ad arrivare qua. Salvando tutti e quattro gli scienziati, quindi è importante. Sono ancora tutti nell'angolo in alto. No, sono tutti... Cazzo, ci sono tre scienziati qui? No. E qua... Cazzo, ma già anche solo a prenderli dentro qua. Se riesco a salvarne tre... So che sono molto pretenzioso, eh. Sarebbe tantissimo, eh. E qua consideriamo che saranno tutti... a livello 6, quei i replicanti, eh. Quindi... Questa sarà una puntata lunghissima, ve lo dico già. Magari ricaricherò... il livello, se sarà necessario, ma siamo andati molto avanti, abbiamo fatto molti progressi, eh. Qui sarebbe importantissimo ucciderli il più velocemente possibile. Qui non bisogna più guardare niente alla fine, perché sono tutti di livello 6 i replicanti che sono rimasti, quindi no. Sarà un'impresa più unica che rara. Adesso salvo un po' più, perché sennò ogni volta devo riguardarmi quella cosa qui e non ha senso. L'abbiamo già vista tantissime volte durante il gioco, durante questa serie, quindi speriamo che non mi facciano tribulare come nell'ultima puntata ogni replicante, perché se devo piegare 20 minuti per ogni replicante non ce ne riusciamo più, ma ne vale la pena. Qua devo fare prestissimo, ucciderne più tanti possibili, solo che è diventato complicatissimo. Sì, il primo è andato, è il 17° replicante ucciso. Speriamo che non mi stiano distruggendo i creatori, gli altri, nel frattempo, perché sono pericolosissimi questi qui che sono rimasti. E dai, fai il buono con me, che ci sto provando con tutto l'impegno possibile. Non fate i cattivi. Sono ancora tutti e tre vivi. Devo salvare, sono ancora tutti e tre vivi. Non incastrarti nella mappa, vai su, sono tutti qua. Oh, qui è un jolly pazzesco. Questo è un livello 5. Sono molto emozionato, sempre più emozionato, perché stiamo scrivendo la storia, ragazzi, qui. Salviamo qua. Livello 5. 18° replicante su 24. Dai. Quindi teoricamente, più che teoricamente, si può fare. Solo che era quello che volevo scoprire. Non volevo che il gioco barasse così spudoratamente. In realtà non bara, come ho già detto, l'abbiamo ampiamente dimostrato, ma è semplicemente settato. E come lo ricordavo, diventava velocissimo e
arrivando lì con pochi scienziati andavi subito in game over. Dai, livello 5, vieni giù. No, no, no. Mi prendo il mio. Non fa niente se va così, perché sono felice che. Solo che non cantiamo vittoria, perché gli altri due che sono lì in giro possono uccidermi in seduta stante tutti e tre i scienziati rimasti, e quindi. Ci sarebbe poco da stare allegri. Però se riesco a uccidere questo e me ne hanno magari ucciso solo uno. Mori maledetto, infame, morto! Sempre più difficile. No, fammi vedere se. Se me l'ha tenuto buono, sì, penso di sì. Sì, 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 non mi ha mandato in game over per. Ok, 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 dai. Devi solo farmi questo regalo, gioco. Che fa che non abbiano fatto danni, troppi danni i replicanti che sono rimasti. Fai solo questo. Ti prego. Me lo devi. Sono ancora tutti e tre vivi. 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 Scusate, sono emozionatissimo. Salvo qua. Andiamo subito velocemente a. E vabbè, oh, quello se va su e me lo uccide. Pazienza, ma questo è un livello 6. Al massimo non me ne può uccidere uno, ma vorrebbe dire arrivare agli ultimi quattro replicanti con ancora tre scienziati. E voglio dire, tanta roba, Saliamo qua. Ok, dai, siamo a questo livello 6. Quindi forse, probabilmente, ci sarà anche la prossima puntata, e sarà una puntata, nel bene o nel male, epicissima. Perché andremo ad affrontare gli ultimi quattro replicanti del gioco. Poi può anche non succedere niente, ma. Mamma mia. No, ma. Cazzo, poi lui. Perché ti schianti? Può anche non succedere niente, ma. Io non pretendo un finale, ho visto la qualità generale del prodotto, io non pretendo un finale, però secondo me sono due cose che fa, o ricomincia dall'inizio o ritorna alla schermata dei titoli, non farà sto grandi cose, però il concetto non è quello, il concetto è che voglio capire se si possa. E penso che abbiamo ampiamente capito che la possibilità di arrivare fino alla fine c'è, visto che. Sono al 19° replicante su 24 e c'ho ancora tutti gli scienziati vivi per adesso. Certo che uccidere questi è un'odissea assoluta. È un'odissea, ma non era mica una passeggiata, fare quello che avevo in mente. Questo è un altro di quelli che mi fa penare, mi fa dannare sette camicie per ucciderlo. Ci sono alcuni che sono veramente tremendi da uccidere, difficilissimi. Sto seccando un sacco di gente, ma a parte del gioco vieni giù maledetto. C'è un sacco di gente sempre in mezzo, i coglioni. E cazzo, è impossibile andare su a prenderlo, sprecando un sacco di tempo. Ma questo è uno di quelli bastardi da uccidere. Ho ucciso, guardiamo se non ho ucciso troppa gente, no? No, no, va bene così. Replicante eliminato, 19° replicante eliminato. Speriamo che non mi abbia fatto disastri assoluti d'altro. Ci siamo, oh, non pensavo neanche di arrivare fino qui, visto anche come era andata la serie di Zombie Gamer, perché invece l'ho pianificata bene, ho salvato. Dai, dai, questo è un momento cruciale.
un momento importantissimo. Guardiamo quanti me ne ha uccisi. Non me ne ha ucciso neanche uno. Ho ucciso 19 replicanti. Ragazzi, questa è storia. Stiamo facendo la storia. Adesso tu però non vai a uccidermi un cazzo. Aspetta che voglio verificare se ne ho ancora tutti e quattro. Se magari sono andati in giro prima. Tanto salvato. No, 3, 1 me l'hanno ucciso. 1 me l'hanno ucciso. 2 me l'hanno... Sì, certo. Questo va subito, quindi... 1 sono già riusciti ad andare in giro a uccidermelo. Ma ho 3... Vieni qua te. Ho 3 scienziati ancora in vita. E la prossima volta ci apprestiamo a fare l'ultimo livello. Ce la posso fare, ce la posso fare. Se me la gioco bene, se mi carico bene le mie possibilità... Ce la posso fare. Adesso iniziamo a uccidere questo. Poi la prossima volta vediamo. La prossima volta la devo fare velocissimo e andare dritto per dritto e uccidere subito tutti e quattro i replicanti. C'è poco altro da fare. Cercando di salvare. I salvataggi nella prossima puntata saranno importantissimi. Questo non può più andare a fare danni. Quindi ho 3 scienziati da giocarmi nell'ultima sezione, nell'ultimo livello. Quindi ho colpito un sacco di volte e non è ancora schiattato. Sì, buonanotte. Quindi questo posso impiegarci il tempo che voglio, perché non può più andare a uccidermi nessuno. E devo ucciderlo però, se riuscire a ucciderlo, perché se ho ucciso anche un sacco di gente, se riesco a ucciderlo è tanta roba. E ci proiettiamo all'ultima epica puntata di Blade Runner. No, non ci proiettiamo nell'ultima epica puntata di Blade Runner, perché mi ha fregato. E ma noi abbiamo il potere dei salvataggi della nostra. Devo caricare una sezione la prossima volta dove i replicanti siano distanti dagli scienziati. Speriamo che me la dia buona, ma ho molte, molte possibilità avendo ancora 3 scienziati in vita. Loro saranno velocissimi, ma... Ma però ho le mie carte da giocarmi. Sempre se riesco a uccidere questo babbeo, ne vuole sapere di... Ci sono sempre un sacco di gente. Cazzo, ma se sono duri, ma per me va proprio anche, nel senso, se ne rimane uno alla fine lo fanno difficilissimo, perché non è possibile, ho colpito 20 milioni di volte e mi sta facendo tribulare come... l'ultima volta. Ma sono felice di tribulare, perché abbiamo portato il gioco in una posizione estremamente favorevole e impensabile. Non penso che nessuno sia mai andato avanti così tanto in Blade Runner, neanche con i salvataggi. Nessuno ci ha mai creduto, nessuno gli ha mai dato fiducia. Se riesco a ucciderlo sto babbeo. Colpito ancora, ma... Ma porco, è difficilissimo, bisogna colpirlo 100 volte questo qua. Che canti intelligenti questi. Non andare su, maledetto. Uccidi troppa gente, perché ha un'energia, ha tantissima energia a quanto pare, e nel colpirlo uccide un sacco di gente. In Blade Runner non si può uccidere più di un po' di... non quanto andandogli addosso, che ti fanno perdere tempo, perché poi si rialzano, quindi non li uccidi, ma proprio ucciderli con la pistola non si può fare, non si può più di un tot. Ma che cazzo è successo? Dai, fammelo uccidere, che poi abbiamo finito anche questa puntata e ci proiettiamo alla prossima. E mi dispiace, devo perdere sempre
un sacco di tempo all'ultimo, ma cazzo, è difficilissimo l'ultimo. È sempre difficilissimo. Questo è il 20° replicante su 24, eh. No, cazzo, qua ero, ce l'avevo libero di tiro. Avevo una buona possibilità, mi si è inciampato su quel coglione che era caduto prima, porca. Guarda com'era libero anche qua. Te mi ha seccato lui stavolta. Lui mi secca con un colpo, si vede che è bello preciso, mi spara in testa e... Questo è ancora più difficile dell'altro, dell'altra puntata. Mori. Porco cane, questo è difficilissimo, eh. Questo è veramente difficilissimo. Ancora più, servono un sacco di colpi. Ancora più difficile dell'altro che avevo ucciso. Servono veramente. Un'enorme quantità di colpi per ucciderlo. Ma vai in culo! Devo provare a salvare durante il livello qua adesso, perché questo è enormemente difficile. Quindi probabilmente te lo rende così difficile perché sa che è l'ultimo della serie. Poi c'è pochissimo tempo di andare a sparargli perché è sempre pieno di gente. Ma cazzo, cazzo! Purtroppo sono puntate in realtà ho fatto presto a fare, ma questi qui, cazzo, gli ultimi qui mi fanno perdere un sacco di tempo. Non riesco a prenderlo, eh. Vaffanculo, c'è un sacco di gente. Dai che ce la facciamo. Devo stare attento anche a salvare qua, perché se salvi quando ti tiene che ho ucciso magari già un po' di gente, non voglio fare cazzate di salvare in maniera erronea adesso rifate questo punto di questo gioco, perché non me la risentirei di rifare tutto. Non hai mai proprio difficile a livelli estremi, eh. Durissimo. Che palle, che palle. Un sacco di gente anche a sto giro e lui non l'ho colpito manco per niente. Porca pestata maledetta, se è difficile questo. Al massimo farò un taglio e... Per curiosità dovrei provare a farlo scappare, no? Che dopo andrà a uccidere gli scienziati, no? Ma per ricaricare il livello, per vedere se me lo mantiene così difficile, perché
essere difficilissimo, livelli estremi. Ma porco! Quando hai il campo libero ti spara in testa subito in seduta stante lui e... Oh, questo... quanto siamo qua? Da quanto? Non so, non vedo. Sono qua da più di metà puntata con questo qui. Purtroppo, ragazzi, è così. Cazzo, ma... Vabbè, sono stanco di rifare. Cavolo, ma porco. Dai. Fammi salvare da qua che sono già in corsa. Sovrascrivo questo. Si velocizzo un attimo. Perché rallenta? Che cazzo è successo? Ma... ucciso, dai, ti prego, dammelo buono. Sì, me l'ha dato buono, me l'ha dato buono, me l'ha dato buono. Sì, sì, perché sto andando via, me l'ha dato buono. Replicante eliminato. Ragazzi, io salvo, questo è un salvataggio importantissimo. La prossima puntata sarà una puntata epicissima, perché andiamo a affrontare gli ultimi 4 replicanti con ancora 4 scienziati. Per oggi è tutto, spero di piacere alla prossima. Ciao.